Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Nerclub, io sono Ghera. 2 giorni fa vi ho fatto il video per mostrarvi i 5 motivi per non acquistare la Sony Alpha 5100, ovvero la videocamera o fotocamera che utilizzo quotidianamente per registrare i miei video. Alla fine del video vi ho detto anche che sono molto contento dell'acquisto fatto e che quindi quei 5 motivi per non acquistare la Sony 5100 nel mio caso non sono stati questo grossissimo problema, però per alcuni potrebbero esserlo. Prima di iniziare vi voglio ricordare che il 4 marzo, ovvero un sabato se non ricordo male, saremo al Cartoomix di RO Milano, per intenderci. Sia io, Bex e Codex saremo lì come visitatori comuni, così a divertirci un po' tra le varie aree della fiera. Qualora voleste quindi venirci a fare un saluto, beh, non può che farci piacere. Vi faremo poi sapere su Instagram e su Telegram il punto preciso dove trovarci durante la fiera. Saremo comunque lì dall'inizio, più o meno dall'apertura, intorno alle 9:30-10 fino al tardo pomeriggio. E tornando a noi, visto che comunque questa camera la sto utilizzando ancora, mi sta piacendo e per ora non ho alcuna intenzione di cambiarla, vi do i 5 motivi per acquistare la Sony 5100. Il primissimo motivo che mi ha convinto in assoluto ad acquistare questa camera è stata la presenza dello schermo orientabile. Per molti sembra una cosa solo da vlogger, però non è così, perché in realtà in questo momento ad esempio posso vedere bene la scena che ho dietro di me, andare a impostare magari un giorno che avrò a disposizione tutte le mie luci, in modo tale anche da avere la qualità migliore possibile. Qualora avessi la possibilità di utilizzare magari la messa a fuoco manuale, potrei anche verificare direttamente la situazione. È innegabile insomma che lo schermo è qualcosa di fondamentale. Infatti non da meno chi non ha la possibilità di avere uno schermo di questo tipo, magari anche su delle reflex molto costose, beh, utilizza un monitor esterno collegato alla camera in HDMI. Questo a dimostrare quanto sia veramente utile una feature di questo tipo. Mi piace anche il fatto che l'orientamento sia verticale e non orizzontale, quindi sul lato, come spesso accade su tante camere, perché il guardare in alto rispetto al guardare sul lato, secondo me, è molto, ma molto più comodo, ma questo è una questione di gusti. La seconda cosa che mi ha veramente fatto impazzire per quanto riguarda questa camera è la sua messa a fuoco. In assoluto una delle più rapide che abbia mai visto su una fotocamera così compatta. È veramente qualcosa di incredibile. Questa funzionalità così prominente e eccezionale la rende probabilmente la camera ideale per i vlogger. Ma non solo per questa capacità, ma anche poi per gli automatismi che ha al suo interno, come l'esposizione. Però in questo momento non voglio parlare di queste caratteristiche. Ovviamente questa messa a fuoco non è esente da difetti e nel video dei 5 motivi per non acquistare la 5100 vi ho detto come la messa a fuoco continua a volte ha qualche problema, soprattutto con le luci intense. Però devo dire che nelle situazioni di vlog dove c'è tanto movimento, soprattutto se te ne esterna, non si verifica nessuno di questi problemi, anzi devo dire che fa veramente un lavoro eccezionale. La terza cosa che ho trovato fantastica, devo dire, ed è presente sulla maggior parte delle camere Sony, sia reflex che mirrorless, è l'aiuto e il supporto per quanto riguarda l'esposizione e la messa a fuoco direttamente a video. Cosa voglio dire? Beh, praticamente ci sono degli strumenti che ci permettono di verificare dove c'è un'esposizione esagerata, magari durante la scena, e dove magari l'oggetto non è perfettamente a fuoco. Questo viene fatto tutto tramite lo schermo a nostra disposizione. Per quanto riguarda l'esposizione avremo una sorta di zebra, ovvero una texture zebrata che viene evidenziata soprattutto nei punti dove la scena è un po' bruciata dalle luci. Se dovessi far vedere ad esempio il video in questo caso vedreste una texture zebrata proprio qui in corrispondenza della luce che ho dietro alle mie spalle. Utilizzando poi le modifiche a tutti quei valori che possiamo utilizzare in qualsiasi fotocamera a livello manuale potremo quindi andare a verificare come e se possiamo effettivamente ridurre questi problemi. Avremo poi un altro supporto per la messa a fuoco manuale, in questo caso non certo automatica, che andrà a delineare per così dire i bordi e i dettagli della messa a fuoco del nostro oggetto, quindi ci renderemo conto effettivamente quale parte del nostro oggetto in quel momento è perfettamente a fuoco. Non saremo quindi obbligati a fare una cosa completamente manuale e fidarci del nostro occhio. In questo caso sarà la Sony 5100 a darci una grossissima mano. Un'altra cosa eccezionale, ritornando sempre al mondo vlogger, soprattutto la stabilizzazione. Beh, lo steady shot integrato negli obiettivi mount, quindi compatibili con la Sony, è qualcosa di incredibile, praticamente annulla il tremore della mano, quasi del tutto. E direi che veramente si possono fare dei video di ottima qualità. Quando sono stato ad IFA, ad esempio, e vi lascio il link nelle info in descrizione, ho fatto un video interamente con la camera in mano su un treppiede manfrotto, quindi neanche appoggiato a terra sul classico treppiede portatile. Beh, potete vedere voi stessi, senza aggiungere alcun tipo di modifica in post-produzione, il video è risultato comunque molto molto fluido. E devo essere sincero, mi ha stupito tantissimo. E sogniamo la messa a fuoco rapidissima, questa capacità di stabilizzazione, abbiamo una combo
a dir poco pazzesca. Ovviamente non potete utilizzare qualsiasi obiettivo sul mercato, dovrete acquistare proprio gli obiettivi con lo steady shot integrato. Il quinto e ultimo motivo per acquistare questa Sony 5100 è la sua qualità video. Veramente sono rimasto sorpreso, soprattutto per una camera così compatta, leggera, piccola e che potete infilare praticamente nella vostra tasca. Inoltre è stata una delle prime compatte mirrorless a ricevere una codifica particolare, ovvero la XAVCS, che porta il bitrate a ben 50 mega e sono veramente tanti considerando ad esempio che YouTube ne accetta soltanto 16 per i video a 1080p. Quindi potete portare molta più qualità perché nella fase di conversione dal vostro video alla piattaforma YouTube andrete a perdere molto molto meno dettaglio. Questo vi obbliga ovviamente a prendere una micro SD di qualità che sicuramente vi permette di registrare a queste velocità, però insomma è una spesa che va fatta e merita veramente. Se volete poi migliorare ancora di più il dettaglio della vostra videocamera, beh, dovrete acquistare un obiettivo a parte, come in questo caso io utilizzo il Sigma 30 mm, che è in assoluto uno dei migliori obiettivi per quanto riguarda le mirrorless compatte di casa Sony. Per quanto riguarda la qualità di questa videocamera potete vedere voi stessi. Da un anno a questa parte la sto utilizzando in ogni video che vado a realizzare, anche per registrare le clip dei prodotti, e devo essere sincero, sono super soddisfatto. So che c'è un limite tecnico oltre al quale non posso andare, ovviamente in questo caso parliamo di un massimo di 1080p a 60 frame per secondo, io gradirei avere qualcosina in più in futuro, però per ora mi va benissimo e penso che per la maggior parte delle persone, soprattutto che si affacciano a questa piattaforma, ovvero a YouTube, sia l'ideale, non c'è bisogno di andare oltre. C'è poi da aggiungere anche un'altra cosa, in questo momento stanno uscendo le nuove mirrorless compatte di Sony, di conseguenza la 5100 scenderà particolarmente di prezzo. In questo momento la si può trovare anche tra i 340 e massimo 400 euro già con l'obiettivo stock nella scatola. E a quel prezzo credo che valga ancora veramente la pena di acquistarla. Beh ragazzi, cosa ne pensate di questa 5100 dopo che vi ho raccontato sia lati negativi che positivi per acquistarla o no? Vi sta stuzzicando un po' l'idea o preferite magari passare già a qualcosa di superiore, magari andando verso il 4K? Beh, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e fatemi sapere anche, qualora voi l'aveste, cosa vi manca nell'utilizzo di questa fotocamera, invece che cosa amate di più. Per ora quindi non mi resta che salutarvi, se il video vi è piaciuto come sempre lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con un prossimo video. A presto!